Che importanza hanno le fonti rinnovabili in Italia? Correggerei la domanda dicendo che importanza hanno le fonti rinnovabili per l'Italia. Il problema è questo, che dividiamo le fonti energetiche in non rinnovabili e rinnovabili. Le non rinnovabili sono le tradizionali, diciamo, legate al carbonio e al nucleare, e le rinnovabili invece quelle che possono avere una, lo dice la parola, una disponibilità continua. Le non rinnovabili sono costituite dal carbone, petrolio, nucleare. Queste fonti, e metano, scusa, di queste fonti l'Italia non ha disponibilità come giacimento. Quindi deve sempre attingere, diciamo, paesi terzi, l'acquisto verso oggetti, di qualunque di questi si parli. Quindi è chiaro che la fonte rinnovabile per l'Italia ha una valenza economica e strategica fondamentale. Allora, in Italia che diffusione hanno? Se posso aggiungere, un'economia impostata su un fondamentale, un fattore fondamentale di cui non si ha la disponibilità, è un'economia fragile. Diffusione hanno in Italia queste fonti rinnovabili? Scarsissima, nel senso che il problema è sostanzialmente in fase iniziale. Vi sono, sì, diciamo, iniziative, sono sperimentazioni. Abbiamo delle regioni, per esempio la regione Trento-Bolzano, che è già molto avanti, posso dire, molto evoluta in questo campo. Ma perché sostanzialmente le regioni autonome dispongono di erogazioni finanziarie e quindi hanno già impostato delle politiche regionali volte all'utilizzo e all'impiego di queste sorgenti energetiche rinnovabili. Per gli altri paesi siamo veramente all'inizio. Quindi siamo ancora a livello di incentivazione e di attuazione dell'incentivazione. Quindi siamo veramente agli inizi. Teniamo presente che però negli anni 20 furono fatte, soprattutto nel nord Italia, tutto il sistema di produzione di energia elettrica da riserve idriche. La riserva idrica è una fonte energetica rinnovabile. Quindi tutte le dighe e tutte le centrali idroelettriche del nostro sistema del nord Italia fu fatto già nel periodo agli inizi del Novecento, con grandissimi interventi e con visioni veramente, diciamo, di avanguardia per quel tempo. Allora, l'ultima domanda. E di grande coraggio. Se ci sarà uno sviluppo per queste energie rinnovabili e si andrà ad utilizzarle anche senza sfruttare cioè, le energie di altri paesi. Allora, per sua natura l'energia rinnovabile madre, da cui derivano tutte le altre, precisiamo quali siano queste energie. Sono l'energia solare, nelle sue varie manifestazioni, l'energia eolica e l'energia idrica e poi l'energia, diciamo, geotermica. Però tutte queste, diciamo, energie hanno una derivazione dalla situazione madre, che è quella solare. Cioè noi abbiamo che la nostra Terra riceve nel suo essere, riceve un'energia dal Sole. Questa è l'unica energia che si rinnova ogni giorno. Piaccia o no, ogni giorno ce la ritroviamo, diciamo, donata, data. E la sua rinnovabilità è proprio questa. L'energia solare è potentissima in sé. Senza energia solare non ci sarebbero i movimenti, mettiamo le maree, per esempio altre energie.
energia, mettiamo fiumi, mettiamo tutto quello che vogliamo. Senza l'energia solare non ci sarebbero le maree, non ci sarebbero i venti, non ci sarebbero altre forme di energia connesse, neanche la geotermica forse, insomma. Quindi partiamo da quella solare come energia madre. Il sole ci dà una potenza enorme come eccezione ed è una potenza di un kilowatt o kilowattora, come volete chiamarlo, per metro quadro di superficie terrestre. E la dà a tutta la superficie terrestre. Chiaramente questo è quello di cui disporremo, speriamo per sempre, finché il sistema solare o terrestre solare ci sarà. Le altre energie non rinnovabili purtroppo costituiscono una dispensa dalla quale noi stiamo attingendo, no? A man bassa per ora, stiamo attingendo, diciamo, come si può dire, come si può dire, stiamo prendendo man bassa. La dispensa un giorno o l'altro finirà, potrebbe durare 1.000 anni, ma finirà. Le energie rinnovabili, finché esisterà il sistema solare, probabilmente continuerà ad esserci. Ora, è chiaro che l'energia solare è importante per l'Italia, tanto quanto è importante per gli altri paesi, sendo che ne stiano già beneficiando e stiano attingendo questa. Paesi molto più avanti del nostro, paradossalmente sono i paesi nordici che hanno meno sole, che raccolgono l'energia solare e la sfruttano. L'Italia è un po' arretrata e sta cominciando da pochi mesi, pochi anni come tecnologie, pochi mesi come incentivazione e come attenzione al problema, francamente è inutile illuderci. Distolto qualche caso sporadico, siamo veramente agli inizi, siamo dell'altro giorno, dell'altro ieri, insomma. Importante sì, perché l'energia solare, come dice un motto, il sole non emette fattura. Quindi noi l'energia solare non la paghiamo come energia. È costoso captarla e sfruttarla. Ed è più costoso oggi che utilizzare le fonti energetiche tradizionali, diciamole al carbonio o di altro genere. Quindi è un problema di costi di captazione. Al tempo stesso, però, l'energia in sé non viene pagata. Quindi, per fare la conclusione, le energie tradizionali, quelle della dispensa, costano oggi occasionalmente poco come fonte, anche se dicono che 100 dollari al barile è molto, quello del petrolio, per esempio, è un costo. Diciamo, ha un costo come materia prima, come sorgente, e costa poco sfruttarle. Cioè la distillazione del petrolio costa poco, quindi il petrolio costa come acquisto, ma costa poco come utilizzo, come sfruttamento. Bene? L'energia rinnovabile, parliamo di quella solare, costa nulla come acquisto, tanto come captazione, perché i famosi pannelli solari costano. Bene? Quindi per fare un esempio, se il kilowattora prodotto dal petrolio, poi in sintesi brutalmente, costa 0,1 euro per kilowattora, è chiaro che se noi andiamo a produrlo con sistema fotovoltaico, diciamo che ci può costare tranquillamente 0,8 euro per kilowattora. No? Per cui capite già che siamo fuori mercato con dati molto grossolani, attenzione, poi andrebbero raffinati. Però oggi si può dire quasi che pareggiati senza interventi a supporto, a sostegno, a finanziamento, oggi gli interventi di sfruttamento delle energie rinnovabili sono antieconomici rispetto, finito. Che manca poco. Sono antieconomici rispetto all'energia da fonte non rinnovabile.